Buongiorno, oggi parleremo delle principali teorie dell'apprendimento, cercando anche, quando è possibile, di fare riferimento ai modelli di spiegazione della mente umana che esse presuppongono. Innanzitutto vediamo che cosa è l'apprendimento per la psicologia. Beh, secondo la definizione classica, appunto, noi diciamo che apprendimento è quel processo psicologico che comporta una modifica più o meno durevole del comportamento. E ovviamente questo equivale, per quello che a noi interessa, all'acquisizione più o meno durevole di nuove abilità da parte dell'individuo. I due macro modelli che, come dire, raccolgono sotto due grandi insiemi le diverse teorie dell'apprendimento sono il modello associazionistico o per osservazione e il modello cognitivo. Qui abbiamo cercato di riassumere questi due modelli attraverso questa scheda. Vedete alla mia destra il modello per associazione o osservazione e alla mia sinistra il modello cognitivo. Il modello per associazione o osservazione, che è, diciamo, se si vuole, il modello studiato in particolar modo all'inizio dello sviluppo delle teorie psicologiche sull'apprendimento, si basa prevalentemente sull'associazione tra stimoli e risposte e eventualmente sull'imitazione dei comportamenti sociali che vediamo essere rinforzati. All'interno di questo gruppo troviamo sicuramente i comportamentisti e i teorici dell'apprendimento sociale. Per quanto riguarda il modello cognitivo, invece, la cosa si fa un po' più complessa perché è un orizzonte estremamente più variegato, raccoglie teorie, se vogliamo, anche molto differenti tra loro, anche molto difformi, e riguardano sicuramente gli studi attuali, oltre che quelli precedenti di inizio secolo. Si addentra dentro i processi mentali, propriamente detti, analizzando i fenomeni come la memoria, la percezione, l'organizzazione dei contenuti mentali. Vedremo che questo aspetto è quello poi che per noi risulta quello più rilevante, l'intuizione e la tipologia di ragionamento adottato. All'interno appunto di questo gruppo troviamo, come vedete, delle correnti di pensiero anche molto eterogenee, ma che, per così dire, hanno in comune appunto l'analisi di questi fenomeni interiori alla mente, e sono cognitivisti, gestalt, psicologia genetica, brutalmente detto Piaget, prospettiva storico-culturale e poi anche le teorie sistemiche. Iniziamo quindi dal primo gruppo, quello diciamo un po' più, se vogliamo, semplice. Qui ancora troviamo una slide che abbiamo preso in prestito e che riassume queste due prospettive. Perché abbiamo riportato anche quest'ulteriore slide? Perché questo ulteriore slide, a differenza dello schema che abbiamo visto in precedente, per esempio ci dà una notazione sui modelli interpretativi della coscienza stessa, della mente stessa. Infatti, il comportamentismo, di cui andremo adesso a parlare, come prima appunto approccio alle teorie dell'apprendimento, vede nella mente un recettore passivo e anzi, quando può, cerca di evitare di indagare internamente la mente, ma semplicemente di riflettere appunto sulle relazioni tra stimoli e risposte. Da questo punto di vista potremmo dire che la mente dei comportamentisti è una specie di tabula rasa. Ora, senza addentrarci in questa definizione di Aristotele prima e John Locke poi, però sicuramente
prevede che il soggetto sia prevalentemente passivo rispetto alla realtà esterna. Differentemente, il cognitivismo vede la mente come un elaboratore attivo, qualche cosa che confronta e seleziona i diversi stimoli ambientali e li elabora prima di emettere, diremmo noi, una risposta. Iniziamo dunque dalla prospettiva comportamentista che fu avviata dagli studi della scuola riflessiologica russa con dei personaggi che, per così dire, entrano anche a far parte della cultura in generale, oltre che della psicologia, in particolar modo il primo, che è appunto Pavlov. Forse meno conosciuto Bechterev, ma appunto di rilevanza pari a Pavlov. Nella sua teoria Pavlov notò che le azioni degli animali e degli uomini presentavano appunto un doppio aspetto. Il primo, che tali azioni si manifestavano come reazioni a situazioni simulate dall'esterno. Il secondo, che se la relazione è acquisita e se è legata a un apprendimento anteriore e che essa stessa, quando è seguita da una serie di conseguenze, diviene appunto un fattore di apprendimento per il futuro. Dai suoi esperimenti Pavlov ricavò anche una serie di principi, i quali ci permettono, come dire, di estendere a molte situazioni gli effetti dell'apprendimento per il condizionamento classico. Vediamo quali sono questi principi: il principio dell'estensione, del recupero spontaneo e il principio di discriminazione e generalizzazione. Prima però di andare a analizzare questi principi, cerchiamo di vedere come condusse i suoi studi Pavlov. I suoi studi sono appunto quelli cosiddetti del condizionamento classico. Il condizionamento classico ci dice che appunto si ha una risposta condizionata nel momento in cui un soggetto associa a uno stimolo incondizionato uno stimolo neutro, tale che all'apparire dello stimolo neutro, che a questo punto diventa condizionato, segue la risposta condizionata. E questo tipo di apprendimento avviene appunto in modo inconsapevole. Vediamo l'esempio classico in cui fu applicata questa cosa. Si tratta del famoso cane di Pavlov, che qualcuno ha sicuramente già sentito dire, una cosa che è abbastanza famosa. Abbiamo appunto la situazione classica prima del condizionamento, dove abbiamo il cane, il cibo risulta essere lo stimolo incondizionato, il riflesso incondizionato del cane è la sua salivazione. Ancora, scena numero 2, otteniamo una situazione di confronto con la precedente. Abbiamo uno stimolo neutro che è il campanello. Noi suoniamo il campanello e giustamente osserviamo che il cane non emette alcun riflesso condizionato. È ovvio perché, diciamo, il campanello al cane di per sé non produce alcuna sensazione, almeno non sensazioni di appetito, se così si vuol dire. Bene, durante la terza fase il campanello viene suonato e quindi viene fatto comparire contemporaneamente al cibo, il cibo che produce il riflesso incondizionato della salivazione. Dopo che si è ripetuta questa scena 3 di questa slide più volte, bene, a questo punto si verifica il condizionamento vero e proprio, cioè una volta che è stato associato il suono del campanello all'apparire del cibo, bene, quando io suonerò il campanello anche in assenza del cibo, e in questo caso il campanello non è più uno stimolo neutro, ma è uno stimolo condizionato, cioè è stato condizionato dall'essere stato mostrato contemporaneamente al cibo più volte, e a questo punto avrò il mio riflesso, la mia risposta condizionata, cioè il cane anche in assenza del cibo emetterà saliva, e questo perché ha associato appunto in modo inconsapevole, diremmo noi, il campanello al cibo.
Adesso torniamo su quegli elementi che dicevamo prima, cioè il principio dell'estinzione, del recupero spontaneo, il principio di discriminazione e generalizzazione. Il principio dell'estinzione che cosa ci dice? Ci dice che se per un lungo periodo io suono il campanello ma non faccio più, come si dice, apparire il cibo, alla fine il cane non ci casca più e quindi si perde, come dire, il condizionamento e il campanello torna neutro. Il recupero spontaneo invece che cosa ti dice? Ti dice che mettiamo che appunto io ho perduto questo apprendimento che un tempo avevo, questo condizionamento che un tempo appunto avevo acquisito. Bene, dopo averlo perduto però io non lo perdo mai completamente, perché nel momento in cui io vado a riassociare il campanello al cibo ci metto molto meno a riacquisire questa forma di condizionamento, e questo è appunto il recupero spontaneo, per cui anche se questa cosa accade un paio di volte casualmente il cane immediatamente riapprende questa cosa. Il principio di discriminazione e generalizzazione invece sono due principi che permettono di operare all'interno di stimoli neutri analoghi e fanno sì che stimoli neutri analoghi ma non uguali in caso di discriminazione non producano lo stesso effetto di condizionamento. Mentre il principio di generalizzazione vuol dire che anche se uso un campanello, faccio per dire, che non è esattamente il campanello che ho usato da principio, però più o meno emette lo stesso suono, anche se è di forma e di fattura diversa, ecco che appunto abbiamo, come dire, il manifestarsi del condizionamento. Queste sono cose che tra l'altro hanno una molteplice applicazione proprio sugli animali, ma anche per quanto riguarda il soggetto. Che cosa bisogna precisare immediatamente a proposito di queste forme di apprendimento che apparentemente sembrano estremamente banali, estremamente diremmo noi poco efficaci, ma in realtà non è così, anzi, queste forme di apprendimento classico incondizionato sicuramente non, diciamo noi, sviluppano forme di intelligenza creativa o altre tipologie particolari di manifestazioni di ingegno, ma in realtà sono potentissime e purtroppo sono proprio potentissime talvolta per quelle cose che invece non vorremmo che vengano acquisite. Basti pensare ai bambini, come si lasciano facilmente condizionare appunto da questi stimoli. E basti pensare appunto che questo apprendimento è completamente inconscio e quindi non ci rendiamo neanche conto, e di solito in questo modo si acquisiscono facilmente gli errori. Quindi anche se per noi non è sicuramente uno strumento, diciamo, diremmo noi, privilegiato o quantomeno, come dire, che trova il nostro consenso maggiore, però bisogna tenere presente che è una forma appunto di apprendimento estremamente potente, proprio perché avviene, diciamo, appunto inconsciamente e riguarda proprio le nostre strutture primitive, cioè le cose che maggiormente ci accomunano all'animale e quindi ci vengono ancora più naturali. Su Becker, diremo solo soltanto su Becker, che applicò i medesimi principi al condizionamento motorio e quindi alla, diremo noi, alle manifestazioni, all'apprendimento della motricità. Ebbene, per lo psicologo John Watson tutto questo sta appunto in relazione con i comportamenti che l'ambiente è in grado di far generare. L'educazione quindi è figlia del condizionamento ambientale da cui segue sia il rifiuto totale dell'influenza di fattori innati nell'apprendimento sia il potere illimitato dell'ambiente educatore. Quindi cosa ci dice Watson? Riassumendo, ci dice che l'ambiente determina situazioni di apprendimento continuamente, ci dice che la mente non ha elementi innati. Oggi questa osservazione di Watson la possiamo
considerare sbagliata. Lui però la credeva vera. Oggi potremmo, come dire, affermare con buona pace dei comportamentisti che invece ci sono elementi innati, anche se è tutt'altro che semplice stabilire là dove, come dire, c'è il confine tra componente innata e componente acquisita. Probabilmente questo dipende anche in buona parte dalla personalità degli individui. Bene, per quanto riguarda l'illimitato educatore ambiente, anche in questo caso diremmo che non è poi così semplice, però è sicuramente vero che l'ambiente determina le condizioni di apprendimento. E questo ovviamente ci porta a riflettere ancora, come abbiamo fatto prima, in modo molto attento, perché questi fattori che appunto di solito ormai vengono considerati superati, vengono considerati figli di un'immagine dell'uomo un po' più ingenuo, però ancora una volta è importante ricordarsi che queste forme di condizionamento, queste forme di apprendimento sono particolarmente efficaci e sono particolarmente inconsapevoli e quindi da questo punto di vista positive se sapute usare, ma anche pericolose da un altro punto di vista se appunto non tenute sotto controllo o comunque sotto la debita, diremmo noi, attenzione. Nell'opera La psicologia dal punto di vista di un comportamentista viene riportato l'esperimento effettuato su un bambino di 9 mesi, questo povero bambino, povero Albert, che è abituato a giocare con un topolino bianco. Vediamo questo esperimento, qui abbiamo una vignetta che rappresenta questo bambino che gioca con questo topolino bianco, e troverete, se andate a guardare in rete facilmente, anche le immagini originali di questo esperimento, cioè le immagini che documentano effettivamente l'esperimento di Watson, un esperimento che peraltro a noi suscita immediatamente anche, diremmo noi, riflessioni etico-morali, perché insomma non era un esperimento grazioso da fare, quasi traumatico per il bambino. In particolar modo, che cosa faceva Watson? Tutte le volte che il bambino andava a giocare con questo topolino, emetteva appunto, qui vedete questo personaggio che rappresenta un po' Watson, che tira una martellata su questa lamina che emette un rumoraccio veramente fastidioso. Beh, alla fine che cosa succedeva? Succedeva che il bambino, per così dire, veniva condizionato, e in questo condizionamento non solo soffriva ogni volta che vedeva il topo bianco, ma addirittura aveva generalizzato questa cosa, e allora soffriva tutte le volte che vedeva qualche cosa che aveva un pellicciotto bianco, addirittura soffriva quando vedeva la barba di Babbo Natale, che notoriamente un bambino non dovrebbe far soffrire. E questa cosa però ha appunto, al di là delle implicazioni etiche che sicuramente per noi diciamo è un po' difficile accettare che si possa operare così con un bambino così piccolo, con cotanta violenza e anche diremmo noi insensibilità da parte dello psicologo Watson, però questa cosa appunto ci dà degli elementi fondamentali per capire che quanto l'intervento, appunto la manipolazione di determinate condizioni influiscano sull'apprendimento e influiscano sull'associazione inconscia e inconsapevole dei bambini. Da questo esperimento è rimasta famosa appunto la frase di Watson, il quale affermava: datemi una dozzina di bambini sani e normali e consentitemi di organizzare a mio modo l'ambiente in cui educarli. Vi garantisco che posso trasformare ognuno di loro in qualsiasi tipo di specialista: dottore, avvocato, artista, commerciante, perché no, anche un mendicante, un ladro, e indipendentemente dal loro talento, dalle loro inclinazioni, dalle loro tendenze, dalle loro abilità e orientamenti della razza dei genitori. Quindi vedete un po' voi che cosa affermava Watson. Sicuramente questa è un'esagerazione, ma
all'interno di questa esagerazione bisogna sempre ricordarsi che appunto l'ambiente determina, condiziona fortemente l'individuo. Oggi sappiamo però che questo avviene non solo per gli aspetti legati agli studi sul condizionamento, ma avviene soprattutto in virtù delle dinamiche relazionali e delle teorie sistemiche, e su questo sono stati fatti numerosi studi di approfondimento che ci fanno spostare l'attenzione da dove l'aveva posta Watson verso invece l'organizzazione e il clima, cioè la dimensione ecologica in cui avviene il processo di apprendimento. L'apparente ingenuità del comportamentismo di Watson, come si vede, ha delle implicazioni sul piano etico e morale. Tale impostazione, tuttavia, è stata fatta a prova anche dai neocomportamentisti. Chi troviamo sotto la dicitura di questo termine neocomportamentista? Troviamo il modello di apprendimento per provi ed errori di Thorndike, e spesso denominato modello connessionista, e il condizionamento strumentale di Marquis e Hilger, e ovviamente il condizionamento operante di Skinner. Prendiamo in esame innanzitutto il connessionismo, che è il primo che troviamo. Thorndike, in virtù degli esperimenti da lui effettuati attraverso la puzzle box, sostenne che l'apprendimento per prove ed errori si realizza nello stabilire connessioni tra stimoli e risposte, da qui appunto il nome di connessionismo. Connessionismo anche perché egli appunto pensava che effettivamente si stabilissero delle connessioni all'interno della mente. Ecco, e qui siamo passati già a una visione della mente differente da quella che poteva avere Watson, da quella che potevano avere i primi comportamentisti. Qui non si intende la mente più esclusivamente come scatola nera, ma già si va a immaginare che ci siano effettivamente delle connessioni, cioè delle connessioni all'interno dell'impianto neurologico del soggetto. Lo sviluppo di queste connessioni è normato, secondo il nostro autore, da due leggi, la legge dell'effetto e la legge dell'esercizio. Quest'ultima afferma che il ripetersi dell'esercizio si rafforza la connessione tra stimolo e risposta, invece la legge dell'effetto ci dice appunto che una connessione tra uno stimolo e una risposta è resa, come dire, più probabile e quando la situazione che ne deriva crea soddisfacimento per l'organismo, oppure diminuisce quando essa crea una situazione sgradevole. È importante sottolineare che egli notò che nell'applicare agli esseri umani queste leggi, mentre aumentava, e questo è molto importante proprio perché ci dà la giustificazione di quello che talvolta andiamo ad affermare nell'ambito dell'educazione, mentre aumentava la portata dell'effetto che produceva soddisfazione, perdeva invece incidenza quello del verificarsi di effetti sgradevoli. Ed ecco perché appunto tendiamo sempre ad affermare che gli effetti positivi in realtà sono sempre più educativi, nel senso che creano sempre un apprendimento più significativo, che non piuttosto quelli negativi che sarebbero volti a disincentivare un certo comportamento. E questo appunto per noi diventa un elemento. Quando si dice che il positivo e il negativo sono pari, in realtà si dice una cosa che non è corretta, perché una cosa che ha degli effetti positivi è molto più forte di una cosa che ha effetti negativi. E qui ovviamente bisogna stare attenti proprio nelle pratiche di educazione e rieducazione in alcune fasi fondamentali, per esempio per l'apprendimento di piccole cose. Proprio perché appunto in realtà con l'incentivazione si riesce a ottenere un risultato molto maggiore che non con il verificarsi di appunto eventi sgradevoli nel momento in cui invece abbiamo di fronte a noi un comportamento che tra virgolette vogliamo censurare.
Qui troviamo questa immagine, questa è l'immagine della puzzle box, appunto nel 1940, e il gattino che impara, tra virgolette, a uscire dalla gabbietta e a andare a prendersi il cibo, e questo lo fa appunto perché ha fatto una connessione tra l'apertura di questa porta e la situazione piacevole di un ciotolina di cibo al di fuori della gabbietta. Anche questa è un'immagine che riguarda l'esperimento effettivamente fatto da questo autore. Salteremo gli altri due perché, sono personaggi minori, e invece ci soffermeremo su Skinner. Prima però di passare a Skinner, io vorrei fare una riflessione estremamente significativa. È vero che l'apprendimento per prove ed errori è estremamente utile, è qualcosa che ci insegna, però è anche vero che esso è portatore di grandi limiti. E dopo vedremo proprio questi limiti a confronto con le teorie dell'apprendimento dei cognitivisti. Però se ci pensate bene, basta pensare al fatto che se ogni volta noi dovessimo affrontare la vita, la realtà quotidiana, esclusivamente muovendosi per prove ed errori, il prezzo del nostro affrontare la vita sarebbe veramente molto alto. E quindi non possiamo contare esclusivamente su le prove ed errori. Questa ovviamente non è una critica alle teorie spontaneistiche, almeno non vuole essere un attacco diretto a queste teorie a proposito della formazione e dell'educazione, però ci mette anche in guardia rispetto a quelle che possono essere le conseguenze di un atteggiamento di questo tipo. Le prove ed errori hanno una determinata valenza, ma devono essere esplicabili soltanto all'interno di situazioni controllate, perché sennò il prezzo, diciamo, di questa metodologia potrebbe risultare molto alto. Qui non faccio un esempio pratico, però ognuno di noi sa benissimo che non si può andare per prove ed errori per sapere se si è in grado di guidare la macchina oppure no, perché diversamente quando si ha l'errore a quel punto siamo già addosso a un muro. Cioè si procede prima sempre in una forma di diremmo noi educazione teorica, in una serie di presupposti, e si controlla molto bene dove si effettuano le prove, non è che si va allo sbaraglio. E così, con un esempio estremamente banale, si comprende la complessità di questo tipologia di apprendimento, che per quanto efficace, perché appunto riguarda le forme di associazione che sono molto forti, abbiamo detto, però non sempre, è in grado di rispondere a quello che noi desideriamo. Pensate, per esempio, a qualcuno che impara da solo una cosa, la impara male, bene, e poi per correggere quell'errore ci vuole moltissimo, perché bisogna ridestrutturalizzare, diciamo, il comportamento acquisito e riacquisirlo. E bisogna fare quella che appunto Watson chiamerebbe una desensibilizzazione sistematica. Cioè bisognerebbe andare a ridissociare i comportamenti. Non abbiamo parlato di questo perché riguarda prevalentemente le teorie terapeutiche, la desensibilizzazione sistematica, però se ci pensate è quello che vale in ambito terapeutico può valere anche in ambito educativo, e quindi anche lì una progressiva desensibilizzazione, che però è appunto un processo lungo, e quindi è meglio evitare che si acquisiscano con abuso di prove ed errori comportamenti che non sono adeguati o che, peggio ancora, mettono a rischio l'incolumità dell'individuo. Con Skinner, ecco, gli studi sul condizionamento raggiungono i massimi livelli di sviluppo, e con essi anche lo stesso comportamentismo raggiunge la sua massima popolarità anche in ambito didattico-educativo, anzi soprattutto in ambito didattico-educativo, sulla qualcosa diremo appunto qualcosina rapidamente.
Skinner distingue i comportamenti, appunto i comportamenti rispondenti e operanti. I primi rappresentano appunto situazioni tipiche del condizionamento classico, come quello appunto di Pavlov, e invece i secondi, il condizionamento appunto operante, serve a rilevare come l'agire del soggetto nell'ambiente è volto a un determinato effetto specifico. Il condizionamento operante si ottiene appunto quando noi dispensiamo un rinforzo. E qui abbiamo una ulteriore slide che ci mostra la famosa Skinner Box, dove abbiamo il nostro piccione, il quale piccione, picchiando con il becco su questo pulsante, si accorge che esce appunto del cibo. Questo fa sì che, come dire, il piccione dopo un po' capisce appunto che viene rinforzato se compie questo atteggiamento, questo comportamento, scusate. E di conseguenza appunto il cibo continua a uscire e il piccione inizia a becchettare continuamente. Bene, questo appunto per richiamare il famoso esperimento di Skinner. Ovviamente i rinforzi, come teoria skinneriana vuole, sono rinforzi positivi o rinforzi negativi, ma anche in questo caso bisogna subito precisare che il rinforzo positivo è più potente, come appunto avevamo detto a proposito dell'apprendimento presente nel connessionismo. Il rinforzo positivo è più potente del rinforzo negativo. Definiamo rinforzo positivo un rinforzo che, come dire, perpetua il comportamento che stiamo adottando, e definiamo invece un rinforzo negativo qualcosa che tende a farlo estinguere, cioè che cerca di far estinguere un comportamento non adeguato, non accettato. Sulla base di ciò, Skinner formula la teoria del modellamento, e questo ci interessa particolarmente perché riguarda proprio l'istruzione programmata. Oggi l'idea delle macchine per l'istruzione programmata di Skinner è sostanzialmente stata modificata profondamente. Non si pensa certo quello che pensava Skinner, ma Skinner da questo punto di vista era un estremista, perché appunto sosteneva che sostanzialmente, e questo era il suo modello, ancora una volta facciamo un riferimento al modello della mente che aveva il comportamentismo, in questo caso il neocomportamentismo di Skinner, cioè sosteneva che sostanzialmente il soggetto fosse un insieme esclusivamente deterministico di eventi psichici, e quindi come tale solo e soltanto se il suo comportamento veniva modellato in modo da essere, diremmo noi, conforme alle norme sociali, avremmo avuto dei soggetti buoni. Diversamente avremmo avuto dei soggetti malvagi, perché non c'era possibilità di fare pern, diremmo noi, sulle risorse interiori dei soggetti, e come tali è una società che appunto veniva dipinta da Skinner, la società ottimale sostanzialmente era una società programmata, cioè dove nessuno era realmente libero, ma c'erano appunto tanti soggetti determinati da una serie di condizionamenti e una serie di rinforzi, erano per così dire programmati. Vedete, questa idea della programmazione introduce di fatto lo sviluppo successivo della psicologia, però in questo caso siamo proprio in un modello deterministico e diremmo noi anche, diciamo, abbastanza disumano, se così si vuole affermare. Insomma, oggi da questo punto di vista andiamo un po' più cauti nel identificare il determinismo come modalità effettiva a cui il soggetto è sottoposto. Il modellamento che cos'è? Il modellamento prevede la scomposizione di un comportamento complesso nella somma dei comportamenti semplici che lo compongono. E questo appunto a noi ci interessa perché ci dà, per così dire, la giustificazione teorica al fatto che quando vogliamo fare apprendere, per esempio, un problema complesso,
per esempio, diremmo noi, una cosa complicata dal punto di vista proprio dell'insieme di atti da fare per svolgere il compito. Beh, Skinner ci insegna appunto che possiamo scomporre in tanti piccoli step il compito che assegniamo e possiamo rinforzare non quando appunto il compito viene svolto interamente, ma possiamo rinforzare via via che viene fatto, diremo, un passo in quella direzione, cioè appunto qualcosa che punta a premiare i comportamenti che si avvicinano. Scherzosamente potremmo dire, ma sarebbe ingiusto nei confronti della teoria di Skinner, che Skinner gioca a fare acqua, fochino, focherello, ma ovviamente questa è una battuta da non prendere troppo sul serio, ma solo così per alleggerire la nostra spiegazione. Quindi, dispensando opportunamente rinforzi negativi e rinforzi positivi, possiamo, tra virgolette, programmare, modellare il comportamento di una persona e quindi, come dire, possiamo indurlo verso il risultato che vogliamo ottenere. Oggi, appunto, le macchine per insegnare attraverso l'istruzione programmata, sono in realtà una cosa ben diversa, forse da quello che Skinner voleva, ma hanno una certa utilità nei processi di apprendimento perché appunto forniscono i feedback. Oggi non si parla più di macchine, però abbiamo un sacco di programmi che ci permettono, per esempio, di dispensare immediatamente il feedback anche nei corsi di aggiornamento, in qualsiasi cosa, troviamo appunto proprio questa idea del fatto di compiere delle operazioni che ci vengono richieste, immediatamente riceviamo un feedback, questo feedback ci rafforza nell'applicazione del compito che ci viene richiesto e così si sviluppa una maggiore potenza nell'apprendere quello che stiamo facendo, cioè non aspettiamo per così dire l'esito finale, ma veniamo rinforzati, quindi come dire, prendiamo fiducia nella nostra capacità in corso d'opera. Qui abbiamo un'altra slide che ci dimostra ancora una volta diremmo noi, la pratica del modellamento. Vedete da questa slide che abbiamo preso in prestito, si vede chiaramente, questo è ovviamente un esempio che riguarda, come dire, una cosa estremamente semplice, cioè mettersi un maglione, e beh, è un bambino, già che prende il maglione, gli dico bravo, già che inizia a capire che se lo deve infilare da sotto, scusate, dalla parte inferiore del maglione deve passare attraverso la testa, gli dico bravo, che poi appunto mette il primo braccio nell'apposito manica, gli dico ancora bravo. E poi vedete che alla fine ho ottenuto la capacità di mettere il maglione. Questa cosa l'ho messa non tanto perché abbia una valenza didattica, ma è quasi una cosa personale perché mi ricorda appunto come mio nonno mi insegnava a allacciarmi le scarpe. Apparentemente una cosa probabilmente semplice, io probabilmente però ero meno intelligente della media e quindi, come dire, il nonno doveva rinforzarmi positivamente ogni volta che riuscivo a fare un passettino a proposito di allacciarsi le scarpe. Prima di passare al modello cognitivista di apprendimento, merita un breve accenno lo studio effettuato da Bandura, cioè appunto l'apprendimento sociale per osservazione di Bandura. In realtà, poi questo personaggio, appunto, negli anni 70 passerà e aderirà progressivamente ad altre prospettive e non è del tutto corretto parlarne all'interno del comportamentismo e dell'associazionismo. Però diciamo che possiamo metterlo nel mezzo, appunto, cioè possiamo metterlo, come dire, proprio come ponte, proprio perché lui stesso poi progressivamente scivolò verso altre prospettive. Pur in un diverso orizzonte, infatti, egli stende la teoria del rinforzo nell'ambito della psicologia sociale
ci spiega appunto come i soggetti tendono a imitare i loro simili in base a tre forme di rinforzo: l'autorinforzo, il rinforzo esterno e il rinforzo vicario. Questo modello di condizionamento sociale è definito appunto comunemente apprendimento per osservazione. È legato ai modelli di condizionamento sopraesposti e può essere inteso come una forma di completamento dell'interpretazione della psicologia comportamentista, anche se appunto, come abbiamo detto, lui poi progressivamente aderì al cognitivismo. Qui abbiamo l'immagine del bambino che è messo in relazione a Bobo, che è questo oggetto, questo peluche gigante, questo pupazzo gigante. E cosa studiava Bandura? Studiava come si comportavano i bambini dopo che avevano osservato, per esempio, i comportamenti degli adulti. Divise i bambini in tre gruppi, osservò che nel gruppo dove i bambini assistevano a degli adulti che erano mansueti tra loro, il bambino risultava poi mansueto col bambolotto; se aggressivi sviluppavano invece una maggior aggressività, e il terzo gruppo era il gruppo di controllo, dove diciamo non avveniva niente e serviva a vedere, come sapete, quando in psicologia si fa un esperimento serve un gruppo dove si inserisce una variabile, uno e un altro, e un gruppo, diremmo noi, neutro, dove appunto che serve per controllare se sono effettivamente le variabili a indurre i comportamenti, perché altrimenti potrebbero essere altri tipi di circostanze a indurre certi comportamenti. Soffermiamoci un attimo su questa idea dell'autorinforzo, del rinforzo esterno e del rinforzo vicario. Allora, per vedere anche che cosa c'entra con questo esperimento del pupazzo Bobo. L'autorinforzo che cos'è? Beh, l'autorinforzo è quando io percepisco la mia capacità di fare qualcosa e questa capacità mi rinforza, cioè mi fa sentire bene, perché mi fa sentire, come si dice, addosso mi fa sentire quella che diremmo noi una sorta di onnipotenza rispetto a quello che io voglio svolgere, al compito che io voglio svolgere, una sorta di potenza interiore, cioè la capacità di svolgere un compito già di per sé produce un rinforzo. È un rinforzo auto perché io me lo do a me stesso, cioè quando io mi rendo conto che riesco a fare qualcosa, bene, la solo fatto che io riesco a fare qualcosa, a prescindere dalle conseguenze, beh, questo produce appunto un rinforzo in me, e quindi diventa anche, come dire, oggetto, oggi diremo, di autostima, infilando dentro appunto anche teorie che in particolar modo riguardano gli aspetti emotivi. Il rinforzo esterno è la situazione classica, abbiamo detto già appunto, in cui dall'esterno riceviamo un rinforzo mentre svolgiamo un compito. E questo, voglio dire, riguarda per esempio appunto proprio la teoria di Skinner di cui parlavo. Il rinforzo vicario, ecco, attenzione, perché questo è qualche cosa che ci dice qualcosa sull'esperimento di Bob, ci dice qualcosa per esempio sui fenomeni del bullismo in negativo, ma ci dice anche qualcosa invece in senso positivo quando abbiamo qualcheduno che, come dire, cerca di comportarsi bene, tra virgolette, perché vede che quello che si è comportato bene viene ricompensato e quindi è stimolato, per esempio, a far bene. Quando io, come dire, elogio qualcuno che ha fatto qualcosa e lo ha fatto bene, lo premio, beh, questo può essere d'aiuto anche agli altri. Quindi è molto importante, come dire, soffermarsi anche sugli aspetti d'eccellenza, soffermarsi anche sugli aspetti appunto positivi e stigmatizzarli, non senza ovviamente
fare i confronti, ma per far vedere che si può ottenere quel tipo di rinforzo. E qui nella situazione precedente è molto chiaro che cosa va a spiegare. Va a spiegare perché, per esempio, le persone si copiano gli atteggiamenti. Perché si copiano gli atteggiamenti? Perché vedo che l'altro viene rinforzato o dalla società o da quant'altro, e quindi io stesso tendo a voler essere rinforzato e quindi assumo lo stesso comportamento. In negativo, se per esempio appunto qualcuno è prepotente e però riceve l'attenzione degli altri, e divento prepotente anch'io, e questo chiaramente è male. Però in senso positivo, se io vengo premiato con un certo tipo di comportamento, scusate, se io osservo qualcuno che viene premiato continuamente quando si comporta in un certo modo, e quel comportarsi è alla mia portata, beh, anch'io sarò tenuto a cercare questo apprezzamento, questo rinforzo, comportandomi come il soggetto che ho osservato. Bene, e passiamo a questo punto alla seconda parte della nostra esposizione, e in particolar modo parliamo dell'apprendimento per cognizione. L'apprendimento per cognizione è legato in modo stretto alla scuola cognitivista dello psicologo statunitense Neisser. Tuttavia trova i suoi antecedenti proprio negli esperimenti degli anni 30 di Tolman. Presi tre gruppi di topi, li chiuse a turno in un labirinto, nominati per semplicità A, B e C, e gli dispensò il rinforzo positivo ai membri del gruppo A ogni volta che completavano il labirinto, nessun rinforzo al gruppo B e un rinforzo al gruppo C, ma solo dopo un certo numero di esercizi. Egli notò, come aveva previsto Skinner, che il gruppo A migliorava progressivamente. Il gruppo B faceva dei miglioramenti modesti. Ma cosa singolare, il gruppo C, che fino a quel momento non aveva ricevuto rinforzi, quindi non era minimamente progredito, improvvisamente all'ottenimento del rinforzo raggiungeva immediatamente i livelli del gruppo A. E da questo Tolman dedusse che cosa? Che l'apprendimento non era legato alla semplice associazione stimolo-risposta. Infatti il gruppo C andava incontro a un apprendimento comunque durante le prove non rinforzate. Cioè c'era un'osservazione e questa osservazione veniva immagazzinata, e anche in questo caso appunto esso si manifestava però solo dopo il sopraggiungere del rinforzo. Cioè una volta che mi accorgo che tu rinforzi anche me, ah beh, allora anch'io mi comporto in quel modo. E questo venne denominato appunto apprendimento latente. Questi apprendimenti, questi esperimenti, aprirono la strada alla spiegazione cognitivista dell'apprendimento. Perché? Perché evidentemente veniva messo in evidenza di come vi fosse, come dire, in gioco molti più fattori di quelli della semplice relazione tra stimolo e risposta. E giustamente appunto il professor Mecacci colloca queste forme di questi studi come precursori del cognitivismo. Perché? Qui abbiamo il labirinto, per come dire, ricordarci di questo esperimento, e qui ci dobbiamo immaginare i topolini che passano e che devono arrivare alla fine. Bene, cosa ci dice questa cosa? Ci dice che questi esperimenti portano i soggetti subito a un modello della mente, a un'interpretazione del modello mentale, non più come appunto qualche cosa di esclusivamente passivo, ma qualcosa di attivo, cioè qualcosa che si muove, diremmo noi a battuta citando Galileo, eppur si muove, che si muove appunto anche nel momento in cui io non sono soggetto partecipe del processo di apprendimento, perché appunto il mio cervello si pone comunque come elaboratore di informazione anche quando questo non è direttamente coinvolto. E questo appunto è estremamente importante e ci dimostra già, come dire,
l'evoluzione che ci fu nel passaggio dalla teoria comportamentista a quella cognitivista. Bene, facciamo adesso una breve riflessione su quelli che sono stati i primi ad ipotizzare il modello del cognitivista. Ma prima di parlare di questi autori, facciamo una breve pausa e ci ritroveremo poi per vedere questo insieme di personaggi e quelle che sono le indicazioni che vengono da queste teorie a proposito dell'apprendimento. Grazie.